A Brisighella lasciatevi incantare da La Grotta, storico ristorante all'interno delle antiche grotte della Vena del Gesso, dove in un ambiente tranquillo ed accogliente potrete gustare batilarde di affettati, assaggi misti di antipasti e loverie ricercate, ma anche i piaceri di sapori della tradizione romagnola interpretati in un ricco menù di carne o pesce dagli chef Mirko Conti ed Angelo Randi, provenienti dalle cucine dei locali stellati e ora da anni impegnati ad offrire una loro cucina di grande qualità, sempre con le migliori materie prime del territorio e seguendo il ritmo delle stagioni, accostata ad una ottima e curata carta dei vini locali nazionali, prosecchi, franciacorta, bollicine, passiti, spumanti e anche vini della casa, ed ad un servizio cordiale che pone particolare attenzione al rapporto qualità-prezzo. Ah, dimenticavo, La Grotta, dove e quando vuoi, chiedici del nostro servizio catering. Ristorante La Grotta a Brisighella. Brisighella e il suo territorio sono certificati uno dei borghi più belli d'Italia, ma anche bandiera arancione del Touring Club italiano, ed è anche una città slow. Questo, diciamo, insieme ci ha permesso di studiare insieme alle comunità, perché Brisighella è il centro, il fulcro, diciamo così, il diamante del nostro territorio, ma insieme a tutto il, diciamo così, le comunità e le frazioni che ci sono e che costellano questa bellissima parte di Romagna, della collina che è incastonata nel parco della Vena del Gesso, sulla linea Faentina, la classica linea di Dante che collega Ravenna con Firenze, passando poi da Faenza. Abbiamo studiato questo processo di rigenerazione e rivitalizzazione anche delle parti collinari, dove i beni artistici e architettonici, dove siamo qui nella piazza Marconi, la piazza dove c'è la via degli Asini che sta sotto ai tre bellissimi colli di Brisighella, dove c'è il santuario del Monticino, la rocca manfrediana e la torre dell'orologio, c'è la comunità che insieme cerca di rivitalizzare, di riscoprire quelle che sono le tradizioni, innovandole, cercando di portarle verso un futuro anche sostenibile. E quindi ambiente, cultura, storia diventano un mix molto importante che fanno di Brisighella una delle eccellenze, se mi posso permettere, della nostra Romagna. Ed in quest'estate ci siamo così inventati questo sogno d'estate, perché arrivare a Brisighella è un po' una maniera per staccare la spina, anche se uno è vicino a casa, un mondo un pochettino diverso, dove i ritmi rimangono quelli lenti, quelli di una volta, dove i sapori, le tradizioni, le persone riescono ancora a percepirle. E abbiamo cercato di giocare proprio in questo festival estivo, che è partita con la notte romantica il 24 di giugno, quindi con il solstizio d'estate, per poi dopo andare avanti, diciamo così, per tutta l'estate, con dei momenti molto importanti. E ci sono degli spettacoli molto belli, come ad esempio il venerdì sera, dove c'è il mercatino. Il teatro ragazzi, perché anche per i giovani ci sono le compagnie migliori d'Italia che fanno il piccolo anatroccolo piuttosto che altre fiabe che poi raccontano e ci portano un po' quelle che sono le tradizioni e le vogliono dare anche alle nuove generazioni. Il cinema in piazza con i bellissimi film a Marcorde, quindi le persone che possono ammirare in piazza quelli che sono stati un po' i film più belli delle generazioni che sono state, fino ad arrivare comunque ai giorni nostri. Poi c'è un bellissimo festival all'interno del sogno d'estate, che è la Magia del Borgo. Tantissimi concerti di musica classica che portano le persone ad ammirare quelle che sono le bellissime realtà dei grandi musicisti della nostra Romagna, diretti da Angelo Martelli. Ci sono tantissimi professori che fanno delle masterclass per poi dopo, insieme agli alunni ed insieme a questi grandissimi maestri dell'arte contemporanea, della musica classica, dalla chitarra al violino,
violino, ma anche il liuto, piuttosto che ci sono tantissimi concerti dislocati lungo tutto il comune di Brisighella, quindi in delle chiese, piuttosto che oggi ad esempio sono nel foyer del comune. Diciamo che l'estate brisighellese vanta anche altri momenti, non solamente il centro storico. Ci sono le tante sagre, come ad esempio quella del Cinghiale di San Martino in Gattara, quando diciamo si vuole andare a prendere ancora più fresco nella parte più alta del nostro comune. L'ultimo weekend di luglio con quello di agosto, oppure la magia del borgo proprio a Zattaglia sulla chiesa di Monte Mauro il 15 di agosto, per un Ferragosto diverso ci sarà questo bellissimo concerto. All'interno di questo, diciamo così, la comunità si dà da fare, la Proloco con le altre associazioni cercano di animare il borgo e questo lo fanno in una grande sinergia anche con gli attori economici del nostro territorio. Vediamo qui tantissimi ristorantini che mettono in mostra quelle che sono le eccellenze gastronomiche della nostra terra, la terra di Brisighella. Ecco sindaco, a proposito di ristoranti, se mi concede facciamo un salto alla grotta e poi torniamo subito da lei. Questa è la grotta di Brisighella, è da sempre un'antica grotta scavata nella vena del gesso romagnola sotto l'antica via degli Asini che è sopra di noi ed è praticamente alla base della torre dell'orologio, quindi come si può notare è tutto scavato nel gesso naturale e ha una storia molto importante come locale, perché è dall'inizio del Novecento un'antica osteria, quindi proprio la prima attività a livello di ristorazione nel nostro borgo, e è nata proprio come osteria dove c'era l'oste che mesceva Albano e Sangiovese, rigorosamente i nostri vitigni autoctoni, e la gente da casa si portava il pane e il salame e consumava la sua merenda all'interno di questa antica osteria. Poi dopo negli anni ovviamente si è evoluta sempre di più a ristorantino con uso di cucina, osteria con uso di cucina, e è diventato sempre di più un colosso della ristorazione romagnola con la gestione storica della famiglia Raccagni, che ha dato un grosso contributo al locale, ma si può dire alla cucina romagnola e italiana, perché ha dato la DOP a tanti prodotti, ha dato una grossa mano a promuovere l'olio di Brisighella, insomma ha fatto tanta storia in questo paese e non solo. Siamo giovani, comunque questo è un lavoro che lo inizi in età molto giovane, quindi di esperienze ne abbiamo già avute di esperienze importanti, e abbiamo deciso invece di scappare all'estero, insomma di investire nel nostro territorio, e abbiamo rilevato un locale che già aveva il suo nome, era storico, noi a 6 anni che lo gestiamo e diciamo che si può dire ormai che l'abbiamo rilanciato a tutti gli effetti e siamo molto orgogliosi, molto contenti, però ecco, volando sempre coi piedi per terra, perché dobbiamo ancora migliorare, perché si può sempre migliorare penso, e però sicuramente adesso noi crediamo molto in questo territorio, quindi investiamo molto nel prodotto locale, nel vino locale, nei produttori locali in generale, facendolo in una chiave leggermente rivisitata, moderna, quindi non ci concediamo anche la crudità di pesce, però cerchiamo anche di stare legati il più possibile alla tradizione, quindi ai nostri caseifici locali, al carciofo moretto di Brisighella, insomma usando la mora romagnola. Abbiamo talmente tante cose ricche in questa terra che ci possiamo sbizzarrire veramente a non finire, e lo facciamo in una chiave legata alla tradizione, però leggermente moderna, diciamo in un impiattamento un po' più rivisitato, un po' più moderno, un po' più fresco. E anche sui vini abbiamo fatto questa selezione molto importante, quindi dando gran spazio alla nostra terra, sia sui bianchi che sui rossi, e poi ovviamente c'è una piccola selezione di tutti i vini un po' delle zone migliori d'Italia, anche una piccola selezione estera, però ecco, diciamo che il 70% è concentrato sulla nostra terra, perché sia sui rossi che da sempre sono ottimi, anche sui bianchi negli ultimi anni è stato fatto un lavoro importante dai nostri vignaioli, quindi siamo diventati molto molto forti anche sui bianchi, e quindi ci concentriamo molto su quello. Qui di sopra è un ambiente un po' più da coppietta, chiamiamolo così, un po' più riservato,
e di sotto anche da gruppetto di amici, dalla famiglia, per tutte le occasioni, chiamiamolo così. Però rimani anche qui, come di sotto, all'interno comunque sempre della grotta, perché il locale è completamente scavato in questa vena del gesso, quindi è unico, e di degustare piatti dai preparati sicuramente con passione, con amore, quello ne sono certo. Prima del piatto cerchiamo proprio il prodotto, quindi la parte più importante forse è proprio cercare la materia prima, quindi capire un po' da dove viene quel tipo di animale, per dire, come è stato allevato, come è stato alimentato, per capire le potenzialità poi da sfruttare nel piatto finale. Quindi quella è la fase più importante. Uno dei tanti ristoranti, sindaco, quello della grotta è proprio sotto i nostri piedi, ci stiamo camminando sopra in questo momento e siamo in una delle vie più belle e più famose al mondo, la Via degli Asini. Assolutamente sì, questa è una delle vie caratteristiche di Brisighella e direi anche unica per quanto riguarda, essendo una via sopraelevata. Questa era la via dove i Gessaroli praticamente parcheggiavano proprio in queste porte i loro asini. L'asino veniva parcheggiato fino, diciamo così, al 1800, perché era l'animale che serviva per trasportare il gesso. Infatti quando avete visto, diciamo, i bellissimi ambienti anche della grotta, così come gli altri ristoranti, sono tutti scavati nel gesso, perché qui siamo parte il parco della vena del gesso romagnola, e proprio in questo rapporto e connubio tra il rapporto tra l'uomo ed il gesso, Brisighella ne ha fatto un motivo di vanto, che è derivante proprio dalla propria storia e anche dalla morfologia del suo territorio, perché è il gesso che dà questi bellissimi prodotti e queste bellissime caratteristiche. Il gesso, ad esempio, è il nostro mare per quanto riguarda l'olio è l'eccellenza di Brisighella. Fin dai tempi degli antichi romani l'olio a Brisighella è sempre stata una delle eccellenze, perché solitamente l'olio si trova vicino a grandi bacini d'acqua, siano essi dei laghi o dei mari. Perché a Brisighella? Perché a Brisighella c'è il gesso fa l'effetto di trattenere il calore durante i periodi più caldi e rilasciarlo. Infatti a Brisighella c'è un microclima rispetto all'Appennino romagnolo un po' più caldo e migliore rispetto, diciamo così, a quelle che sono le altre realtà. I nostri agricoltori riescono a fare dei prodotti meravigliosi, come ad esempio il carciofo moretto di Brisighella, che nasce proprio nei calanchi. Sono, io lo chiamo un po', è l'autoctono dell'autoctono, un po' anche come il brisighellese, che è molto piccolo, spinoso, però quando lo apri ha un cuore grande che è molto dolce, quindi è molto bello e da valutare sicuramente. Così come tanti altri prodotti, adesso è stata recuperata la razza di mora romagnola, che è una razza autoctona del nostro territorio, un maiale nero che dal 1989 ad oggi si è riuscita a recuperare questa bellissima razza ed ha anche dei prodotti molto belli e interessanti, sia esse di carne fresca che anche di salumi stagionati, che poi dopo a novembre e a primavera Brisighella è sempre piena di sagre che in qualche maniera celebrano questi prodotti. Qui ci sono dei grandissimi produttori di vino, Sangiovese e Albana di Romagna, un altro produzione autoctona che si sta rivalutando molto sui nostri territori e credo che possa avere anche delle grandissime potenzialità. Il 5 di agosto Brisighella diventerà una cantina a cielo aperto, dove metteremo le produzioni, le migliori produzioni vinicole del nostro territorio, proprio in piazza, su delle botti di rovere, con della paglia. Cercheremo di proprio allestire una bellissima cantina a cielo aperto, dove le persone potranno passeggiare degustando gli ottimi vini del nostro territorio e i finger food, cioè i cibi da strada che i nostri ristoranti prepareranno proprio con i prodotti del nostro territorio. All'interno di questa serata, sabato 5 d'agosto, abbiamo cercato di unire, abbiamo detto che sono le stelle nel borgo, è il periodo, diciamo così, di San Lorenzo, dei calici e di tutto quello che è un evento, e quindi con le stelle abbiamo cercato anche di unire all'emozione di un calice di vino e di un buon finger food anche la bellissima musica con il Festival di Strade Blu, e sarà presente una grande cantante che si chiama Emma Morton, che è passata anche da X Factor, e quindi ci sarà proprio questo connubio tra cultura e coltura che insieme, diciamo così, cercano di fare di Brisighella una delle nicchie e delle scoperte del nostro territorio. Braccio armato del comune, la Proloco. Allora noi adesso andiamo a conoscere assieme la presidente della Proloco e un po' lo staff della Proloco, e poi torniamo, sindaco, perché dobbiamo vedere assieme un altro bellissimo scorcio di Brisighella. Assolutamente sì.
La Proloco si occupa un po' di promuovere il territorio in generale, quindi dalle nostre cose d'arte belle che abbiamo, quindi la nostra Rocca, la nostra Via degli Asini, la nostra Pieve San Giovanni in Ottavo e altre cose. Abbiamo un sogno d'estate, che sono gli eventi estivi, quindi un cappello che comprende tutti gli eventi estivi, da Brisighella romantica, Brisighella vintage, calici sotto i tre colli e altre cose. Ecco, questa sera è venerdì, dunque vedremo i mercatini, grandi sì, protagonisti, sì. Ma non mercatini soliti, sono mercatini di alto antiquariato. Sì, brocantage, antiquariato, opere dell'ingegno, quindi varie cose. Diciamo che abbiamo creato in questo mercatino uno spazio per i bambini dove ci sono dei gonfiabili, è uno spazio a loro dedicato dove possono mettere le loro cose ed è proprio una via dedicata a loro. Noi come Proloco, quindi con i nostri associati e i nostri volontari, ampliamo diciamo le aperture della Rocca, della nostra Rocca Manfrediana e della nostra Pieve Tò, che è una pieve romanica del XII secolo. L'appuntamento comunque è quello di venire qui nel weekend per queste bellissime cene nel borgo, che sono in un'atmosfera veramente magica, Valeria. La magica, i nostri ristoranti, le nostre cose buone, io dico, che i nostri prodotti e le nostre cene curate. Parliamo anche di questa bellissima notte dedicata ai vini e ai calici. I calici sotto i tre colli, i nostri diciamo produttori del territorio, quindi le nostre vigne del territorio, le cene veloci, quindi finger food, e diciamo sotto un'atmosfera bellissima come vedete, ma soprattutto con un concerto che fa parte del Festival delle Strade Blu con Emma Morton e Grace, che è una bravissima cantante. Ingresso gratuito. Sindaco, ma c'è veramente da innamorarsi della sua bella Brisighella. Lei quanto è innamorato? Beh, io diciamo, quello che ho sempre detto è che uno fa il sindaco perché è innamorato del proprio paese, del proprio borgo, del proprio territorio, e diciamo che insieme alla comunità si cresce e si cerca di fare le cose assieme. Secondo me il bello è proprio questo, rimanere legati alle antiche tradizioni cercando di innovarle, non rimanendo legati con malinconia a quello che è stato il passato, ma cercando di guardare avanti valorizzando quelle che sono le peculiarità. Ed in questo è quello che stiamo cercando di fare col progetto proprio Brisighella Ospitale, dove le comunità, perché non è solamente il centro di Brisighella ma anche tutte le frazioni che lavorano assieme, cercano veramente di dare un nuovo impulso, una rigenerazione di quelle che sono le attività del borgo, come queste serate qui, dove la cultura diventa la parte preponderante. Infatti uno dei progetti più interessanti è quello del teatro ragazzi, così come abbiamo visto anche prima, anche però negli adulti, cioè cercare di riportare negli adulti quel saper fare, quelle tradizioni di una volta. Qui sul nostro territorio c'è una bellissima tradizione legata all'arte, al disegno e alla ceramica, e con la Libera Università per adulti abbiamo fatto questo corso molto bello, interessante, sono 37 corsisti legati al disegno e alla ceramica, proprio per provare a vedere di rianimare quella che è un pochettino la cultura del nostro territorio. Siamo attaccati a Faenza, così come l'ha immortalato Ugonia, grande pittore, grandissimo litografo, uno dei primi italiani, che è esposto in mostra anche a Londra nel British Museum, e abbiamo qui proprio il nostro museo civico legato a Ugonia, il progetto che Brisighella sta portando avanti, un insieme di relazioni dove le persone e il saper fare delle persone legate proprio alla qualità del nostro territorio diventano le caratteristiche principali e le prospettive di futuro. Non resta che venire a sognare a Brisighella, di giorno e di notte. Vi aspettiamo.